La piazza di Valle si divide sull'accoglienza ai profughi. C'è chi alza le barricate, che si dice d'accordo ad ospitare nel quartiere i migranti. La vera emergenza Valle è il degrado e non la presenza dei migranti, hanno sottolineato in molti dei residenti. Per esempio l'edificio scolastico interessato da lavori di ristrutturazione, che fine farà, si chiede qualcuno. Intanto stamane dai balconi della struttura di accoglienza Contrada Serroni, alcuni dei 30 ospiti ci hanno salutato sorridendo. Altri erano in giro per il quartiere alla ricerca di un primo contatto con il rione, un rapporto di convivenza forzato, ma possibile. Sì, vabbè, sono stati posti a valle, c'è stato un periodo si parlava della scuola, io mi auguro che non occuperanno mai la scuola, perché hanno fatto di tutto per toglierla e adesso la vogliono dare a queste persone di colore. Perché noi altri siamo stati emigranti, no? In passato, quindi bisogna accettare. Poi ci sono stati dei cambiamenti e bisogna essere più aperti, non chiusi, e non fare muro, anzi tutt'altro. Insomma, non creano problemi. Però. Dobbiamo essere accoglienti, così loro capiscono che sono stati accolti e quindi sicuramente saremo ben insieme. Altri cittadini del quartiere invece li ho visti agitati. Cioè, d'altra parte è normale forse, si convincono pure loro. Io a Diavere da solamente 2-3 giorni che l'ho visto, giocano a pallone là, nell'interno là, vedete, ma no, fino a mo' vede qua non sono mai arrivato. No, ma dico lei... Ieri sera è stata diciamo una riunione che abbiamo fatto tutti insieme per vedere che l'unica cosa che più o meno si cerca è quella di vedere se c'è l'idoneità per quanto riguarda quella, la casa dove che stanno, e nello stesso momento come ci sono, per esempio le salvaguardare, per esempio che vanno quando c'è qualcuno che diciamo in resto domiciliare, di tanto in tanto che gira qualcuno per vedere un po' come vanno le cose. Poi tutto il resto non abbiamo nessun problema, perché non siamo né razzisti né niente, sono ragazzi che... Purtroppo, l'unica novità, sai qual è? Che sono tutti maschi e non ci stanno femmine. Prima o poi si devono pure loro ambientare, però c'è il buono e il cattivo, si vede da tutte le parti. Non bisogna chiudere le porte a priori, dice. No, diciamo io sono favore che tutti abbiano un posto, però l'accoglienza deve essere fatta anche in un certo modo. Non così all'abbandono.